Un gioioso benvenuti a tutti e rieccoci con un'altra puntata di Impariamo a dipingere con Colombino. Io sono sempre Colombino e siamo qua per ultimare il nostro Black Ark Fleetmaster dell'altra volta, che sarebbe il nostro alien, il ricco possidente di compagnie da crociere nell'età di Sigmar. Ancora qui, poi lo vediamo meglio. E abbiamo fatto tutti i vari passaggi, quindi abbiamo dato i colori base e le rispettive lavature. E abbiamo fatto lo stesso anche per i due pezzi che l'altra volta non avevamo dipinto, e l'abbiamo fatto in separata sede. Adesso sono pronti per essere dipinti e cominceremo a lumeggiare e dare schiarire i colori per ottenere le sfumature più chiare. Ed eccolo qui a Elian, il ricco proprietario della compagnia di crociere dell'età di Sigmar. E noi abbiamo quindi dipinto lo scudo e anche i suoi capelli, la sua bellissima chioma. Adesso andremo a fare una tecnica sul mantello, sulla parte esterna del mantello, quella dove ci sono le scaglie, che si chiama wet blending. Consiste nel prendere due colori abbastanza diluiti, più del normale, più di quanto si diluisce normalmente per dare il colore base, e andiamo a metterlo a mo' di lavatura, mentre uno dei due colori va messo a mo' di lavatura. Mentre questo colore si sta asciugando, andiamo ad aggiungere il secondo colore, sempre molto diluito, e quindi otterremo un effetto di mescolanza di questi due colori. Speriamo venga bene. Allora, prendiamo il Calidor Sky e il Loren Forest. Cominciamo con il Calidor Sky. Agitare e colpire. Una wet palette è una tavolozza, è tradotto in italiano tavolozza bagnata, vedi, così è ottimo, no? Che va fatta con, viene realizzata con carta forno e viene messa in una bacinella sopra una spugna, o in questo caso abbiamo usato lo Scottex, che rimane bagnato, inumidito. In questo modo il colore impiega più tempo a seccarsi, mm-hmm, e rimane sulla nostra tavolozza, che quindi manterrà il colore sempre pronto ad essere utilizzato, anche se la nostra pittura è un'attività che richiede un certo tempo. Allora, adesso andiamo a fare una piccola lumeggiatura sulle parti di cuoio, che sono lo stivale, la cinghia sul petto e il guanto sulla destra con cui tiene la spada. Allora, andiamo nelle parti più in rilievo a dare questo colore più chiaro, questo cuoio un po' più chiaro. Thank you.
Come potete vedere, noi abbiamo fatto, cioè ho fatto una lumeggiatura più o meno sulle parti in cuoio, mettendo il colore un po' più chiaro per dare l'effetto della profondità della luce, insomma, sul guanto, lo stivale e l'altro pezzo di la cinghia sul petto. Adesso procediamo con l'armatura. Faremo un edge lightning sull'armatura. Come potete vedere, abbiamo fatto questo edge highlighting sulle parti in metallo dell'armatura per far risaltare gli spigoli, specialmente qua sul drappo davanti, sulla panza del pupazzetto del modello. Allora, adesso andiamo a fare lo stesso procedimento sulla cresta che è qui. Utilizziamo un verde chiaro per far spiccare le spine che ci sono sulla cresta. Bene, abbiamo ultimato il passaggio sul mantello e quindi abbiamo fatto l'edge highlighting sulla cresta. Abbiamo ripreso un attimo il wet blending sul mantello e quindi possiamo dire che questo mantello è praticamente terminato. Adesso procediamo con l'interno del mantello, quella la parte carnosa del mantello, e andremo con un pallid witch flash a lumeggiare le parti in luce. Bene, abbiamo fatto il Pallid Witch Flash sull'interno del mantello, una lavatura sulle rocce che stanno alla base del modello, e adesso andremo a fare una lumeggiatura sui capelli, sulla chioma di Aelion, con un viola più chiaro, immagino, Cereus Purple. Bene, Cereus Purple. Mm-hmm. Benissimo, ok, quindi andiamo a prendere tutti gli spigolini vari. Abbiamo ripassato una lavatura sull'interno del mantello con il
Carroburg Crimson per riuniformare un po' la sfumatura che era appunto un po' troppo chiara. Poi abbiamo fatto un dry brush sul mantello, sulla parte scagliosa del mantello, per schiarire. Abbiamo fatto una lumeggiatura sul volto di Aelian, il possidente della cosa di crociere. Abbiamo usato il Flayed One Flesh per fare una lumeggiatura sul volto del nostro possidente di compagnie di crociere. Poi abbiamo fatto, vabbè, una lavatura sul suolo, sui sassi che stanno sotto il nostro personaggio. Dopodiché abbiamo fatto un layer, sempre un edge lightning sulla spada, sul filo della spada. Poi abbiamo dipinto anche la chioma del nostro Black Arc Fruitmaster, che andremo a incollare. E anche lo scudo è stato finito, quindi abbiamo fatto l'edge lightning sull'oro dello scudo. E basettiamo mettendo la sabbietta intorno ai sassi per uniformare le due basette, perché abbiamo dovuto fare un cambio di basetta per adattarlo ai Age of Sigmar, in cui abbiamo le basette tonde, e basta, poi il modello è finito. Allora, siamo qui con il nostro colombino che ha finito il suo primo modello, Aelian si chiami. Sì, Aelian. Insomma, quindi un commento a caldo dopo aver finito questo tuo primo modello, colombino. Che fatica. È stata una vera fatica, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Sono sopravvissuto, speriamo che il risultato finale vi piaccia. Avrei dovuto montare il modello dopo averlo dipinto, quindi aver fatto molti più sottoassemblaggi, perché è stato molto complicato raggiungere alcune zone del modello, alcune sono state anche impossibili da raggiungere. Comunque è venuto molto figo il mio modello, e sarà pronto per portare le arche nere in crociera tutte insieme, e niente. Anvilgard. Che sta sul regno del? Metallo. No. Luce. Empirio. No, non puoi giocartela così, però. Vabbè, insomma, per la prossima puntata inizieremo. Scoprirò in che regno forse si trova questo tizio. Quindi salutiamo i nostri amici, e cosa gli diciamo ai nostri amici? Mi raccomando, se avete commenti o domande da fare, scrivete qua sotto. Lasciate un commento o mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, e seguiteci qui su Guida Galattica per modellisti. Quindi un saluto e alla prossima. Ciao!